Continua a essere attenzionata da parte della politica regionale la situazione dei sanitari e dei parasanitari che sono stati assunti durante l'emergenza Covid. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico Paolo Giacone di Palermo, ha disegnato il futuro dei tanti lavoratori in attesa di una risposta da parte dell'esecutivo siciliano. È chiaro che la visione di questo governo è quella di, data la cronica assenza di figure sanitarie e parasanitarie, lo sappiamo tutti, quindi la tendenza è quella di utilizzare queste figure sanitarie e parasanitarie nell'ambito dei voti di organico, nell'ambito anche della sospensione dei concorsi in essere per privilegiare chi già ha lavorato e svolge una funzione della quale la Regione ha bisogno. Per quanto riguarda gli amministrativi, invece, la situazione delineata è piuttosto articolata, lo ha chiarito lo stesso governatore parlando di una valutazione della loro posizione in seguito a un confronto con l'assessore alla salute Volo. Sul campo degli amministratori il problema è un po' diverso perché sono stati assunti per una funzione che oggi non c'è più, sostanzialmente, quindi ho voluto io a fine dicembre assieme all'assessore Volo una proroga di 2 mesi per verificare le possibilità di inserimento. Ci confronteremo con l'assessore se queste possibilità di inserimento si sono maturate in questi 2 mesi o non si sono maturate.